è quello concernente l'adeguamento degli ambienti di lavoro. In tal caso, parliamo di luoghi aperti al pubblico, di cui all'allegato 1, appunto collegato all'articolo 120, che per semplificare, diciamo bar, ristorante, alberghi, cinema. Sono nuovamente forse un po' instabile, mi sentite? Meglio di Ok. Questo credito d'imposta è pari al 60% delle spese sostenute nel corso del 2020 per gli interventi in cessazione nel modello F24, ma in questo caso qua dal 2021. E tra l'altro questo specifico credito d'imposta per questo credito d'imposta non è stata prevista l'esclusione dalla base imponibile IRES e IRAP, come invece è stato riconosciuto come esclusione dalla base appunto imponibile per gli altri crediti. Anche questo può essere ceduto ad altri soggetti. Quello che è forse più interessante è vedere che nel testo della norma si legge che oltre appunto agli interventi, quali il rifacimento degli spogliatoi, l'acquisto di arredi di sicurezza, riduzione di spazi medici, è interessante notare come si parli anche di investimenti necessari di carattere innovativo. Su questo aspetto qua, proprio ieri, la butto lì, un cliente nostro, ad esempio, sta sviluppando un'applicazione per fare i menu digitali, quindi per evitare il cartaceo, per evitare il contatto con il cartaceo, e sembrerebbe in effetti, rispetto alla norma, rispetto alla relazione illustrativa, rientrare nel credito d'imposta per appunto i suoi clienti. Quindi questo credito d'imposta potrebbe essere abbastanza ampio. Io faccio una parentesi, dico, è una sottolineatura, si attendono molti decreti attuativi e molte risposte a quelli che sono i dubbi più frequenti rispetto appunto a un testo che è molto corposo. Però questo qua è appunto interessante e si collega ad altri due crediti di imposta che sono quello per la sanificazione degli ambienti di lavoro. Questo sappiamo appunto che tutte le nostre aziende sono state chiamate per ripartire a sanificare gli ambienti di lavoro, oltre che per l'acquisto di dispositivi di protezione individuali e altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori. In tal caso, appunto, i dispositivi di protezione individuale rientrano tanto l'acquisto di dispositivi quali guanti, visiere, occhiali protettivi, acquisto di detergenti e disinfettanti, termoscanner, termometri. Su questa stessa credito di imposta c'era stata altresì una misura, quella di Impresa Sicura, quindi gestita da Invitalia. Sembrerebbe che le due misure, diciamo, non sono tra di loro cumulabili. Se io beneficio del credito d'imposta, non posso beneficiare di Impresa Sicura e viceversa. In funzione sempre degli ambienti di lavoro, altro credito d'imposta è quello per la ecco, questo qua è sempre sanificazione, quindi fino al massimo di 60.000 euro. Poi abbiamo quelle relative alle misure per ridurre il rischio di contagio. Sono spese sostenute dal 17 marzo 2020 in relazione all'acquisto appunto di quelle che sono, diciamo, i dispositivi, attrezzature che servono appunto alle imprese per ripartire. Pensiamo appunto all'isolamento tramite i pannelli, questi in plexiglass, dispositivi elettronici per il distanziamento e per il distanziamento rispetto dei lavoratori tra di loro e rispetto all'utenza esterna. Sanificazione anche in questo caso qua dei luoghi di lavoro, quindi abbiamo, diciamo, una norma che duplica in qualche maniera quelle che sono le misure attualmente inserite nel decreto rilancio. L'importo concedibile nel caso di questo è l'articolo 95, scusate, ecco, mi sono un attimo perso. Allora, no, questo aspetto qua è diverso. Quello che stavo discutendo è la disponibilità che ha dato tramite un fondo l'INAIL a Invitalia, e quindi sarà un contributo a fondo perduto per il quale si attende l'apposito bando da parte di Invitalia e che sarà nel limite di 15.000 euro fino a 9 dipendenti, 50.000 euro da 10 a 50 dipendenti e 100.000 euro con più di 50 dipendenti. Questo
Quindi sostanzialmente abbiamo quello sulla sanificazione, quello, il contributo come credito d'imposta sulla sanificazione, contributo, credito d'imposta per l'adeguamento dei luoghi di lavoro e questo contributo invece a fondo perduto per il quale ancora devo uscire il relativo bando e devo dire che fino a stamattina ancora sul sito di Invitalia non risultava appunto nulla, cioè proprio come se ancora non esistesse nemmeno la misura. Evidentemente dobbiamo attendere un decreto attuativo ulteriore. Poi, sempre nell'ambito dei crediti d'imposta, abbiamo nell'ambito del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo, specificatamente per le regioni del Mezzogiorno e quindi per le strutture produttive ubicate nelle stesse regioni, è stato previsto questo aumento delle aliquote dal 12 al 25% per le grandi imprese, dal 12 al 35% per le medie imprese, dal 12 al 45% per le piccole imprese.